Buongiorno, guardate chi c'è, la mia signorinella pronta per il suo saggio. Mamma mia, come devi fare? Tarantella, tarantella, tu sei dolce, tu sei bella. Dobbiamo mettere soltanto le scarpe e poi scendiamo. Mia signorinella bellissima. Allora, eccomi qui, siamo tornati da poco. Sono anche andata a Lidl a farmi un po' di spesa che adesso vi faccio vedere. Oggi l'emozione che ho provato con la mia piccolina è stata unica. Io non so se adesso vi posso mettere magari il video dove ho ballato. Devo informarmi perché, essendo che è stato fatto con l'Erasmus, se è postato anche in altri siti, in altre cose, allora io posso farveli vedere. Ma se i video sono privati, non mi posso permettere ovviamente di pubblicare i bambini. Però ho pubblicato anche un post su Instagram, che sicuramente già avete visto. Per quanto riguarda, mi ha dato una grande emozione. Non appena è partita la musica, le mie lacrime a fiumi. Sì, e non doveva piangere la Ma mamma. io mi sono emozionata, erano lacrime di gioia. Assolutamente, lacrime proprio orgogliosa al massimo, dopo che voi lo sapete. Io non ho mandato Aria a scuola per il fatto del Covid e tutto quanto, quindi quest'anno è stato un boom proprio di emozioni fra scuola, il progetto, l'Erasmus e la danza, insomma è stato tutto. Sì, c'era praticamente un capobanda che suonava e tutti i bimbi che suonavano il tamburo. Tre bimbi, sì. E poi c'erano loro che comunque dovevano ballare la tarantella e cantare queste musiche siciliane. È stato bellissimo, bellissimo. Io ho fatto un sacco di foto, un sacco di video, però non so se ancora posso farveli vedere e posso inserire. Adesso io mi informerò e vediamo se magari, anche se la musica comunque della tarantella non si può mettere, anche perché sarebbe copyright su YouTube, quindi vediamo, al limite se riesco a metterlo su Instagram, magari chi mi segue su Instagram magari lo può vedere lì. Io sono super super orgogliosa, lei è super felice, mi hanno fatto tutti i complimenti perché è una donnina, nulla, sono felice. Adesso vi faccio vedere, martedì c'è l'ultima festa della scuola con la toga, che adesso vi faccio Sì, vedere, la toga, l'abbiamo quella ritirata bianchina. ieri. E c'è la festa, diciamo, di Sì, diploma, ci ecco. siamo L'ultimo anno. mangiate Sì, sabato poi c'è l'altra festa. Adesso vi faccio le patatine pure. Allora, vedere. questa qui è la toga. Devo dire che non è che proprio mi faccia impazzire perché sta proprio larga. Però qui c'è il cappellino, come vedete. Che blu, io la Poi non so se voglio rosa. riesco in questo, no, rosa che c'entra, non so se riesco in questo video a farvela vedere vestita, penso di Boh. sì, però perché sto A facendo te dei, secondo me mi viene perché certo prima che ti me la viene, sono provata. spezzettoni sto facendo, quindi penso di riuscire a inserire anche questo pezzettino. E adesso per felice, anche perché è finita la scuola, stress Sì, all'ennesima io non potenza. faccio più perché io non voglio questo. Allora, vi faccio vedere prima le cose del frigo che ho preso. Ho preso una busta di misto per soffritto, i pisellini che a Lidl hanno messo questi qui che finalmente sono i miei preferiti, solo verdura. Erano anche in offerta a 99. Una busta di mozzarella dove ne contiene due. Un po' di macinato. Devo fare il ragù per la pasta al forno domenica. Pasta, sì, spalla cotta, palla. Ma Pasta. che Sono dici? troppo stanca, troppa stanchezza. Ciliegine di mozzarella. Allora, poi vi faccio vedere le cosine che ho preso, i Kinder. Vabbè, abbiamo fatto anche merenda, quindi. Poi ho preso due confezioni di questi croissant che sono i miei preferiti, erano in offerta a 89 centesimi. Una confezione di questi Choco Sticks, hanno cambiato anche la confezione. Poi c'era la settimana asiatica, ho trovato solamente queste tre bustine di noodles a 39 centesimi, un po' di banane, le uova,
due pacchi di patatine, queste qui alla paprika che sono le nostre preferite del Lidl. E anche queste, veramente patatine Lidl sono tutte buone. Poi questa cola che non l'ho comprata ma era in offerta nel Gratta e Vinci in omaggio. Poi ho preso due lattine di queste perché non le ho trovate. Quelle originali non c'erano perché da lunedì saranno in offerta. Queste olive nere, una confezione di besciamella, due pacchi di pasta, mezze penne e queste qui Zito. Poi ho preso anche i saltimbocca, pomodorino e due confezioni di passata di Allora, tutto, pomodoro. tutto così vi faccio vedere queste quattro cosine che ho preso sempre al Lidl. Allora, ho preso questa curcuma spray che mi incuriosiva tantissimo e la voglio provare. Siccome lo sapete, mi conoscete, io l'amo tantissimo e la uso in polvere. Quando ho visto questa di qua, ho detto: ma assolutamente la voglio provare. Vedete, è già diluita. Però è bella densa, quindi la proverò e vediamo com'è. L'ho pagata 99 centesimi, era una novità per il Lidl. Poi mi sono presa questa schiuma che praticamente andiamo a trovare la 1, la 2, la 3 e la 4. Non mi ricordo se c'era pure la 5. Io ho preso comunque la 3 per ricci normali perché vi devo dire la verità, la Bilbo da un po' di tempo non mi sta più piacendo perché mi fa i capelli troppo troppo duri. Quindi voglio provare questa, vediamo come mi trovo. L'ho pagata 99 centesimi e poi mi sono presa anche questo olio per capelli. Dona luminosità e morbidezza, è all'argan e ha un profumo meraviglioso. Anche l'inch mi sembra ottimo. Lo voglio provare perché mi hanno detto che è un ottimo prodotto. Io non l'ho mai provato, quindi al limite vi faccio sapere. Il profumo è meraviglioso, quindi appena faccio lo shampoo lo proverò. E poi mi sono anche presa questo gel dopo sole perché, come avete visto, sono andata al mare. Ero seduta di spalle al sole. Mi sono messa la protezione, però nelle spalle non l'ho messa. E devo dire che ci sono stata pochissimo, dalle 8 alle 11, ma mi sono bruciata le spalle e mi bruciava da morire. Quindi una volta che ho visto questa qui, gel dopo sole con aloe vera, non mi fa impazzire il profumo, però non mi interessa perché comunque è un prodotto vegan, 97% di prodotti naturali, idrata 24 ore e rinfresca, non unge e si assorbe rapidamente. Questo è molto importante perché non sopporto i doposole appiccicosi. Quindi c'ha anche l'erogatore che è comodo. E nulla, queste erano le cose che ho comprato oggi. Tarantella, 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 tar
Allora, come avete visto, ho inserito il video e qualche foto perché mi sono informata e con il progetto dell'Erasmus, comunque con tutte le maestre straniere e tutto quanto, foto e video andranno ovunque, quindi comunque mi potevo permettere di metterlo. Me ne sto fregando del copyright e quindi vi ho messo anche il video originale con la musica, così non ha importanza anche se non monetizzo il video, figuriamoci. Avevo il piacere che comunque la vedevate. E nulla, io questo video lo chiudo qui. Mi sto andando a preparare, sto andando a farmi un po' di spesa. Tolgo prima tutte le cose che si sono asciugate, che si asciugano velocissime, proprio sono velocissimi i vestiti ad asciugare. Vado a preparare e vado a farmi un po' di spesa. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video dove vi ho reso partecipe. E nulla, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!